Grazie. Bene, buonasera, benvenuti a tutte e a tutti. Mi sale il tricolore. E devo dire, vi porto questo saluto anche con grande piacere perché, come capirete, non è più come un tempo in cui capitava a volte anche 2 o 3 volte al giorno di portare i saluti ad eventi pubblici a Sala del Tricolore piena in questa sala. E abbiamo alle spalle 2 anni in cui, come dire, il distanziamento, chiamiamolo così, ma in realtà parliamo di qualcosa di molto più complesso, ha contribuito anche a derubricare tanti di quei momenti, di quelle abitudini anche culturali che avevano caratterizzato, come dire, la vita della città fino all'arrivo del Covid. Io vorrei salutare la LUC, ringraziando la sua presidente Susi Davoli e tutti quanti gli intervenuti, ringraziandoli per il lavoro che fanno da sempre, come lavoro di produzione e di diffusione culturale di grande qualità. Credo sia una delle iniziative tutti gli anni, io ne ricordo tanti, di saluti fatti qui in questi anni, di grandissima rilevanza, e quindi insomma vorrei da questo punto di vista anche come amministrazione incoraggiare la vostra iniziativa della Libera Università del Crostolo a continuare in questa direzione, perché il vostro lavoro ogni giorno è un lavoro di investimento sul bene comune della città. E saluto naturalmente e ringrazio il professore Roberto Esposito, che è qui con noi, che poi terrà una lectio magistralis sul tema immunità comune, biopolitica all'epoca della pandemia. Ringrazio e saluto che è qui con me insieme all'assessore all'educazione Raffaella Curioni, il professor Marco Incerti Zambelli, in rappresentanza della Fondazione Manodori, e naturalmente tutti quanti i presenti. Semplicemente nell'introdurre vorrei, senza nulla togliere a quelli che poi saranno gli interventi successivi, anzi insomma io la terrò sicuramente molto breve, però credo che abbiamo tutti quanti consapevolezza che vivere nell'epoca del Covid ha cambiato tante cose. Dicevo prima il fatto che anche soltanto iniziative culturali di questo genere hanno avuto profondi cambiamenti e profonde modifiche. 2 anni in cui, come dire, la vita dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, anche delle istituzioni, ha sconvolto tanti equilibri, ci ha consegnato, credo, anche tante nuove riflessioni. Vi dico in tutta sincerità, da sindaco, nell'averli vissuti in modo pressoché totalizzante, perché lo sforzo di un amministratore in questa fase è stato superiore all'ordinario, adesso al di là dei risultati che non tocca a me certo giudicare, e tuttavia questi 2 anni ci hanno consegnato, credo, anche delle riflessioni che non potremo, delle consapevolezze che non potremo abbandonare anche nell'auspicabile progressiva uscita dalla pandemia. Ne uscirà, credo, una città e una comunità diversa, più rafforzata e più forte da tanti punti di vista, ma anche più fragile da altri punti di vista. Credo che sbaglieremmo se in uscita, quando magari avremo la possibilità di apprezzare i casi che tornano a zero e non che stanno a 2000, come fino a 2 settimane fa, sbaglieremmo se non ne avessimo l'umiltà di guardare in faccia le nuove fragilità, tanto delle giovani generazioni quanto anche delle persone più anziane, che già oggi sono visibili e che ci consegnano, secondo me, lì un impegno importante sul futuro di questa città. E la pandemia, credo, ci ha detto alcune cose, almeno a me personalmente le ha insegnate. Mi ha insegnato che collaborare in un contesto di complessità di questo genere aiuta di più che una competizione fine a se stessa, con tutto il rispetto del competere, che pure è una cosa legittima, ma la capacità di governo della pandemia in questi anni è stata, nella sua misura, anche efficace in questo territorio, perché tante istituzioni, le istituzioni, il pubblico, il privato, le istituzioni, i cittadini hanno saputo cooperare e collaborare nella complessità. La pandemia, credo, ci ha insegnato anche che le istituzioni,
anche lo dico per chi si era allontanato, tema vero, oggettivamente non trascurabile, hanno una loro rilevanza e una loro, un loro dovere quotidiano di stare sul pezzo nella gestione della complessità per il bene comune. La pandemia ci ha, credo, anche consegnato una riflessione sul tema della libertà, ovvero sia di una libertà che non può prescindere dall'essere ancorata anche a una responsabilità individuale, collettiva, un senso di appartenenza rispetto a un'idea di libertà in cui forse qualcuno si era abituato, che è la libertà dell'ognuno fa i cavoli propri, ma con la quale sostanzialmente non saremmo stati nella condizione di arrivare fin qui. La società che abbiamo attraversato è una società che ci ha trasferito una grossa dose di imprevedibilità. Quante volte ci siamo sentiti dire in tutto il mondo che l'uscita era vicina, salvo poi trovarci un cambio di scenario nel giro di pochissime settimane. E quando una società viene, come dire, raggiunta da un dato così pregnante di imprevedibilità della prospettiva, questo può aprire la strada a scenari di sfiducia, di paura, anche di rabbia, che in alcuni segmenti della nostra società ci sono ben presenti, ma nello stesso tempo questo ci consegna invece un'altra responsabilità, quella fiducia nella scienza, nella conoscenza, nel sapere, che voi conoscete bene per il lavoro che la LUC fa ogni giorno, che è l'unico modo per cercare di guardare con razionalità alla complessità e all'imprevedibilità che abbiamo di fronte. Io credo, come dicevo, che questa comunità abbia affrontato bene questa vicenda. Il tema che oggi voi affronterete, grazie all'autorevole contributo di una grande personalità del nostro paese, quale è il professor Roberto Esposito, penso che possa rappresentare un ulteriore importante punto di vista, un ulteriore motivo di arricchimento per affrontare al meglio la complessità di questa contemporaneità. Grazie e buona giornata a tutti. Direi la parola ora al professor Marco Incerti Zambelli per un saluto a nome della Fondazione Mano d'Oro. Buongiorno a tutte e tutti. Mi sento un po' strano perché in un ruolo quasi duplice, perché mi vanto di dare un piccolo contributo ai lavori che la LUC porta avanti da tanti anni, ma sono qui come membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mano d'Oro. Il presidente, il dottor Romano Sassatelli, mi ha chiesto di portare i suoi personali saluti, quelli del Consiglio di Amministrazione e di tutto il Consiglio Generale. Come sapete, la Fondazione Mano d'Oro ha fra i suoi obiettivi quello di curare e di favorire il più possibile il welfare, il sociale, la sanità, la formazione, e la scuola ed anche l'arte e la cultura, e in questa veste da parecchio tempo segue, collabora, favorisce, finanzia anche le attività della Libera Università Crostolo. La Fondazione Mano d'Oro si è evoluta nel tempo, ultimamente ha allargato le sue modalità di intervento, non più come semplice emanazione di contributi finanziari, ma anche come ente capace di favorire l'aggregazione di tante realtà e di tanti enti che sul territorio lavorano nei settori di cui parlavo prima. Esperienze come quelle di qualcuno di voi le conoscerà sicuramente, come Welcome o ESC, che sono proposte, progetti che hanno l'obiettivo di unire, mettere insieme tante realtà per poter intervenire soprattutto nel campo del sociale. Questo però non ha impedito alla Fondazione di continuare nella sua funzione di favorire e dare possibilità di sviluppo alle attività anche culturali come sono quelle della LUC. E quindi nella mia duplice veste, non vorrei dire dottor Jekyll e Mr. Hyde, ma dottor Jekyll e dottor Jekyll per ovvie ragioni, è un piacere oggi poter introdurre un incontro come questo, che io trovo veramente esemplare dell'attività che la LUC porta avanti e che fa sì che un
un ente come la Fondazione Manodori si ritenga onorata di poter sostenere la presenza del professor Roberto Esposito, che è sicuramente uno dei massimi filosofi italiani e che con le sue opere, con l'ultimo in modo particolare di cui ci parlerà oggi, ci offre straordinarie e sorprendenti per certi aspetti chiavi di lettura di quella che è la situazione che stiamo attraversando. Quindi, ripeto, a nome della Fondazione, il piacere di essere qui, il piacere di poter contribuire alla qualità del lavoro culturale che viene offerto alla comunità, sperando che evapori nel tempo questa situazione di cui il sindaco ha ben tracciato i confini, che ha provocato difficoltà nell'organizzare momenti come questi, che ha provocato anche per la Fondazione la necessità di ridisegnare certi suoi interventi, di intervenire a volte con una prontezza e una velocità che non c'erano note, perché ovviamente le regole della Fondazione sono molto rigorose e richiedono tempi ben precisi, ma tempi difficili come questi hanno spinto a interventi capaci di intervenire just in time sui problemi che affrontavamo, sperando che il prossimo incontro ci veda ancora tutti insieme, senza mascherine. Ringrazio ancora tutti voi della vostra presenza e la LUC per il lavoro che fa e il dottor Esposito, professor Esposito, per la sua presenza. Grazie. Bene, la parola alla Presidente per un saluto. Bene, allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Grazie al Sindaco per le parole di apprezzamento per la nostra attività culturale e sociale al servizio della comunità e grazie per ospitarci di nuovo in questa sala così carica di significati e di valori simbolici. Grazie e un benvenuto particolare e un ringraziamento speciale al professor Roberto Esposito, che è uno dei pensatori italiani più conosciuti e più apprezzati anche a livello internazionale, che oggi ci onora della sua presenza. Ecco, devo dire di essere un po' emozionata per questo ritorno in Sala del Tricolore, dove per anni abbiamo tenuto le nostre lezioni magistrali con personalità di primo piano della cultura italiana in presenza, e poi la pandemia ha cambiato tutto. Noi abbiamo continuato la nostra attività sempre, ma da remoto, o in modalità mista quando ci era consentito di ritornare in presenza. Ma questo ritorno proprio, in una sala tra l'altro così importante, lo vivo quasi come un secondo inizio, un nuovo inizio, che era anche molto atteso per la presenza del professore, per il tema che affronterà oggi, che è un tema di affronterà il tema dell'immunità, che è una problematica attualissima, che è venuta al centro sia del dibattito politico che del dibattito filosofico contemporaneo. Ma sull'immunità il professor Esposito, e su questi temi, lavorava già da molti anni e aveva anticipato molto di quello che invece constatiamo e abbiamo sotto i nostri occhi oggi. Il professor Esposito è stato docente di storia delle dottrine politiche e direttore del Dipartimento di Politica e Filosofia all'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Adesso insegna filosofia teoretica, è docente nel dottorato di filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa. Le sue pubblicazioni, tantissime, sono tradotte nelle principali lingue del mondo e pubblicate anche dai maggiori editori di lingua inglese. Ha sempre tenuto presente nella sua analisi proprio le dinamiche sociali, politiche e antropologiche del nostro tempo. E ha
ha sostenuto la necessità che si passi da un piano soltanto politico, esclusivamente politico, a un piano invece attento al bios, alla vita biologica, che ha un'influenza importantissima nel mondo contemporaneo. Quindi, pensando, ipotizzando un nuovo orizzonte che è quello biopolitico, dove si incrociano il diritto con la politica, con la medicina, con la scienza, con la biologia, con la teologia, che sono tutti degli ambiti tenuti insieme dalla categoria dell'immunità, che li attraversa tutti e consente di passare proprio da un linguaggio ad un altro. Ecco, quindi l'immunità è diventata proprio la chiave un po' di lettura del nostro presente, e adesso lo vediamo ancora di più, perché in questi anni alla politica è stato chiesto di occuparsi della conservazione della vita, e l'immunità è da anni il baricentro della nostra esperienza. Parliamo tutti i giorni di questo. Ecco, se volevo solo citare alcune tra le tantissime opere che ha pubblicato, e alcune sono giunte anche alla quinta e passa edizione, vorrei citare alcuni titoli proprio per far presenti e per dove sono molto chiari i temi della sua ricerca. Immunitas, protezione e negazione della vita. Communitas, origine e destino della comunità. E poi bios, biopolitica e filosofia. E poi politica e negazione per una filosofia affermativa. Tre paradigmi di ontologia politica, pensiero istituente e il più recente Istituire, che ha appena pubblicato il Mulino, dove il professor Esposito affronta il grande tema delle istituzioni, del loro ruolo fondamentale e anche della necessità di una loro trasformazione, e affronta anche il tema della crisi della democrazia. E poi l'ultimo, che è questo, Immunità comune biopolitica ai tempi all'epoca della pandemia, che sarà oggetto della lezione di oggi, dove si dice che la pandemia ha proprio cambiato lo scenario politico, ma anche geopolitico, perché per la prima volta nella storia dell'umanità, nella storia del mondo, tutta la comunità mondiale chiede di essere salvaguardata, di essere protetta. E tutto questo apre a tutta una serie di riflessioni e di questioni, tra cui le disuguaglianze e tantissime altre che saranno oggetto, penso, di questa lezione che siamo tutti ansiosi di ascoltare. Quindi chiudo ringraziando ancora tantissimo il professore, che certamente ci aiuterà a capire un po' di più di questo mondo, di questo tempo veramente difficile, problematico e anche confuso che stiamo vivendo. Grazie e a voi buon ascolto. Prego, professore. Io mi scuso perché tra poco dovrò assentarmi in causa una sovrapposizione istituzionale un po' imprevista, ma per me ormai è la norma. Comunque, grazie. Professore. Ma grazie a tutti voi che siete qui, grazie al sindaco, all'assessore Curioni, al professore Zambelli, in particolare alla presidente signora Susi Davoli, o Davoli, come preferisce, e di questo sì, invito di cui sono molto contento, in particolare in questa sala stupenda, appunto carica di ricordi storici e di valori simbolici. Quindi grazie a tutti voi. Effettivamente, come diceva appunto la signora Davoli, a pochi autori capita di vedere quello di cui hanno parlato, che hanno sostenuto in un libro scritto 20 anni prima, in qualche modo realizzarsi a 20 anni di distanza, come appunto è accaduto con il mio libro Immunitas. E naturalmente dico questo non solo senza nessuna presunzione, ma soprattutto senza nessuna soddisfazione, perché questa conferma ha coinciso, ahimè, con la più grave crisi planetaria
partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Resta però il fatto che comunque la si guardi, questa crisi ha avuto una nettissima impronta immunitaria. Oggi, a un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, che ha radicalmente mutato la nostra esistenza, la nostra esperienza, la nostra vita, il processo di immunizzazione si è esteso fino ad investire ogni angolo del mondo, ogni aspetto della nostra vita individuale e collettiva, ogni aspetto dell'immaginario e del reale. Si può dire che appunto questa immunizzazione sia diventata la nostra forma di vita, almeno in questi due anni abbiamo avuto questa sensazione, poi vedremo l'elemento di necessità che c'è in questo, ma anche l'elemento di rischio. Per almeno due anni non si è sentito parlare d'altro. Ricordate, immunità personale, immunità di gregge, immunità naturale, immunità indotta, temporanea, definitiva. Si sono fatti a lunghe, ancora si fanno test di massa per sapere se si è ancora immunizzati, quanti anticorpi abbiamo ancora nei nostri corpi. Si aspetta di vedere per chi è guarito dalla malattia, ma anche per chi si è vaccinato, naturalmente ormai la quasi maggioranza, la quasi totalità del paese. Si aspetta di vedere quanto duri l'immunità, temendo appunto che il suo effetto protettivo possa a un certo punto interrompersi o indebolirsi prima del tempo, perché non basta che l'immunità sia efficace, occorre che sia anche durevole nel tempo. E poi la richiesta immunitaria non ha riguardato solamente la sfera medico-biologica, ma appunto, lo diceva la signora, anche la sfera politico-giuridica, imprenditori, presidi di scuola, rettori universitari hanno chiesto uno scudo immunitario, cioè una protezione preventiva rispetto al rischio del contagio all'interno dei loro ambiti di competenza. E allo stesso tempo governatori, sindaci, ministri hanno in questi mesi misurato, perché no, anche le conseguenze politiche sul proprio consenso rispetto appunto a un'immunizzazione efficace oppure mancata oppure tardiva. Ma al di là di questi aspetti più personali c'è qualche cosa di più generale, no? Che va sottolineato e che investe l'intera sfera sociale in qualche modo minacciando di trasformarla, potremmo dire, in una grande bolla immunitaria, no? Perché cos'altro sono stati, ripeto, misure necessarie, ma cos'altro sono stati chiusura, confinamento, distanziamento che hanno segnato a lungo e ancora per certi versi segnano la nostra vita, se non dei dispositivi, degli apparecchi immunitari. E la stessa mascherina che è diventata per tanto tempo e ancora oggi, no? L'emblema globale di questi anni è stato, come dire, una sorta di metafora incollata sul nostro viso dell'epoca immunitaria in cui viviamo. E perfino, ricordate, l'app scaricabile, anche se non sufficientemente scaricata e che poi non ha mai davvero funzionato, no? Sui nostri smartphone, ha avuto il nome davvero non troppo fortunato di Immuni, non troppo fortunato perché ha funzionato in maniera problematica, diciamo così. E, intendiamoci, lo voglio ripetere ancora qui, tutto ciò è stato necessario, come ancora oggi è necessario estendere quanto più possibile ancora la vaccinazione. È stato l'unico modo per tirarci fuori, o almeno speriamo ci tiri fuori da questa pandemia. E tuttavia non dobbiamo mancare di porre alcuni problemi. Ma prima di porli, cominciamo col chiederci che cos'è, da dove nasce, cosa produce questa tendenza immunitaria che sembra unificare nel suo segno
tutti i linguaggi della nostra esperienza. Intanto, ecco, facciamo un passaggio storico all'indietro. Noi dobbiamo stare attenti a non ridurre il significato del concetto di immunità solo a questi anni, a un'esperienza recente. In realtà si tratta di qualche cosa di assai più lungo e radicato nel tempo, che va appunto inquadrato in un orizzonte molto ampio a cui rivolgere, come dire, uno sguardo profondo, perché l'immunità o l'immunizzazione è qualche cosa che ha attraversato e ha caratterizzato l'intera modernità, l'intera epoca moderna. Anzi, si dovrebbe dire, l'esigenza di protezione della vita, no? Ha caratterizzato tutta la storia umana, in modi diversi naturalmente, rendendola possibile. Senza un qualche apparato di protezione la storia umana non ci sarebbe neanche stata. Però è solo nella modernità, nell'epoca moderna, che questo tema dell'immunizzazione viene percepito come il problema fondamentale, la sicurezza è diventato il problema fondamentale e dunque anche, come dire, il compito strategico che ci siamo dati. Certo, ripeto, gli esseri umani in qualsiasi tempo, in qualsiasi stagione, in qualsiasi spazio, hanno sempre cercato di proteggersi. Il primo filosofo politico della modernità, Thomas Hobbes, parla della conservatio vitae, no? La conservazione della vita, che è il primo compito della politica, il presupposto stesso che fonda l'attività politica. E quindi sempre più l'autoprotezione è diventata la prima delle nostre preoccupazioni. Ecco, il fatto che però sia estesa a tutta la storia della civiltà non toglie che ci sia stato un passaggio, no? Un passaggio di grado, di intensità, di misura in questa preoccupazione che nel corso del tempo è diventata sempre maggiore. E un primo salto di qualità va collocato appunto, io dicevo prima, l'epoca moderna. Beh, perché nelle epoche precedenti, nell'epoca antica, nell'epoca medievale, c'erano, come dire, delle protezioni teologiche, no? Di carattere trascendente, che in qualche modo assicuravano gli uomini. Quando tutto questo in qualche modo comincia a incrinarsi, a venire meno, e allora nasce la necessità di costruire dei dispositivi immunitari artificiali, non più naturali, ma artificiali, per proteggersi dai mali, dai conflitti, ma anche dalle novità che minacciavano gli uomini. Pensiamo per esempio alla svolta che c'è stata nell'immaginario dell'uomo europeo all'epoca delle scoperte geografiche, della scoperta dell'America. Un mondo nuovo si è presentato con tutti anche gli elementi inquietanti che portano sempre le grandi novità rispetto all'immagine del mondo prima, che era più ristretta, più circoscritta. E anche questo quindi ha richiesto una necessità di immunizzazione, di autoprotezione. Quindi quello che oggi abbiamo di fronte, che abbiamo sperimentato in maniera così intensa in questi ultimi anni, in fondo non è che l'ultimo passaggio, sempre più intenso, sempre più accelerato, di questa dinamica che, abbiamo detto, ha radici profondissime nel passato. Assistiamo, insomma, a uno straordinario mutamento di scala, no? Di un processo, appunto, risalente nel tempo. Ecco, ma io credo, se mi consentite questo passaggio, che per cogliere il fenomeno dell'immunità in tutto suo significato storico, giuridico, perché no, anche filosofico, questo è il mio mestiere, dobbiamo fare un giro ancora più ampio che passa per il linguaggio, per l'etimologia. Brevemente, naturalmente, perché se prestiamo attenzione appunto all'etimologia
del termine immunità, immunitas in latino, vediamo che è il contrario del termine communitas. Entrambe queste due parole, immunitas e communitas, derivano da una parolina latina che è il termine munus. Che significa munus? Munus in latino significava legge, ufficio, ma anche dono, qualche cosa che faceva, ricordava una legge del dono, della cura reciproca. Quindi quello che si configura al centro di tutti questi significati è appunto una sorta, un obbligo a curarsi degli altri. La comunità, nel senso originario e più profondo del termine, è segnato da questa legge, da questo obbligo, no? Si rapporta al munus in senso positivo. Al contrario, invece, l'immunità, stiamo parlando dell'origine etimologica, si rapporta a questa legge del dono in forma negativa. È immune chi non è vincolato come gli altri a questo obbligo di cura reciproca. Chi è in qualche modo esonerato, esentato invece da quella legge che riguarda l'intera comunità. È libero da obblighi o da vincoli nei confronti degli altri. E dunque chi è immune, no? Ripeto, sto spiegando questo per far capire da dove nasce questo termine, è anche a riparo, protetto dai rischi che ogni condivisione comporta. Ogni condivisione, anche l'amore stesso, no? Tra due persone, comporta alcuni rischi per l'identità delle due persone. Ogni forma di convivenza comporta, apre delle risorse, ma comporta dei rischi. Ecco, l'immunità è qualche cosa che mette a riparo gli uomini da questi rischi della convivenza. E quindi ha un significato di particolarità all'interno della comunità, o anche di privilegio, il privilegio che ha chi è appunto protetto sul piano giuridico-politico, perché l'immunità, oltre che un significato medico e biologico, ha anche un significato giuridico e politico. Pensate all'immunità dei diplomatici, di alcuni uomini politici, no? Quindi anche in questo caso, su questo piano, significa qualche cosa che protegge qualcuno dalla legge comune cui tutti gli altri sono soggetti. Dal punto di vista medico, invece, come sappiamo, l'immunità naturale o acquisita protegge dal rischio di contrarre una malattia infettiva cui invece gli altri sono sottoposti naturalmente. E quindi, congiungendo, sovrapponendo questi due linguaggi, giuridico e medico, si può concludere che, ecco la differenza, se la dimensione della comunità determina la rottura delle barriere individuali perché mette gli uomini e le donne in comune tra di loro, l'immunità in qualche modo ricostruisce i confini che circondano ogni persona e lo proteggono da qualsiasi minaccia che venga dall'esterno. Quindi si potrebbe dire, per esprimerci simbolicamente, mentre la comunità è il luogo dei ponti, l'immunità è il luogo dei muri. Almeno, ripeto, per cogliere il significato originario di questi termini. Ecco, a questo punto va fatta un'osservazione che appunto riguarda questo doppio significato medico e politico dell'immunità. Oggi noi abbiamo l'impressione che questi due linguaggi si sovrappongono. In realtà non è stato così. Il significato politico dell'immunità è molto più antico, ha almeno 2000 anni. Anche nell'antica Roma gli ambasciatori erano protetti dall'immunità, no? E invece il significato medico, biologico, è molto più recente, non ha più di 200 anni. Quando nasce? Quando? All'inizio dell'Ottocento nasce la scienza biologica e poi poco alla volta, attraverso
l'invenzione del vaccino da parte di Jenner, Pasteur, si arriva a creare una scienza immunologica. Quindi i due significati, uno è molto antico, uno è più recente, ma nel tempo si sono influenzati a vicenda. E quindi oggi poi i due significati giuridico e biologico appunto si sovrappongono nel concetto di sicurezza. Sicurezza sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo medico in questa stagione che alcuni definiscono biopolitica, cioè al punto d'incrocio tra la politica e i problemi della vita biologica. Ecco, fissati questi primi dati di carattere storico, io nel corso un po' di questa mia ricerca, che dura almeno da 20 anni, ho sostenuto in fondo due tesi in particolare collegate tra loro. La prima tesi è che questo grande apparato immunitario, che originariamente riguardava appunto, abbiamo visto, l'ambito del diritto e della medicina, si è andato estendendo a tutti i settori, a tutti i linguaggi della nostra vita, fino a diventare, lo diceva prima la Presidente, il punto, l'epicentro, il punto di coagulo reale e simbolico di tutta l'esperienza contemporanea. Perché, lo abbiamo detto, ogni società ha espresso questa esigenza di autoprotezione, ma oggi, alla fine della stagione moderna, oggi siamo nella fine della stagione moderna, no? Dentro la stagione contemporanea, questa esigenza immunitaria è diventata, come dire, il perno di rotazione intorno al quale si costruisce la pratica reale della nostra vita, quello che facciamo, le nostre azioni, ma anche la pratica immaginaria, simbolica. Noi abbiamo questo bisogno, anche simbolico, di protezione continua. Basti guardare il ruolo che appunto l'immunologia, cioè la scienza che studia i sistemi immunitari, ha assunto sotto il profilo sociale, etico, antropologico. Come è stato intuito da un filosofo francese che si chiama Michel Foucault in particolare, da qualche tempo assistiamo a un doppio processo, se ci pensiamo, incrociato. Da una parte la politicizzazione della medicina. La medicina è diventata un'esigenza sociale, non più solo individuale. E dall'altro, come vedremo alla fine, una sorta di medicalizzazione della politica. La politica ha sempre più bisogno di suggerimenti della medicina, fino quasi a incorporare alcune pratiche mediche. Ecco, un altro momento di passaggio di questo processo è stata l'esplosione dell'AIDS negli anni 70, che forse ha segnato la prima grande svolta immunitaria, perché l'AIDS, come le persone meno giovani ricordano, ha completamente mutato i nostri comportamenti quando scoppiò, no? Non soltanto i nostri comportamenti sessuali, ma tutti i nostri comportamenti, cioè ha normalizzato, cioè assoggettato a determinate norme la nostra esperienza, è cambiata la nostra esperienza con l'AIDS, no? I rapporti collettivi sono completamente cambiati, sono state elevate barriere, come si dice, profilattiche, cioè protettive, che hanno investito tutti i rapporti interumani. Ora, se si passa dall'ambito delle malattie infettive all'ambito sociale, pensiamo per esempio a come anche, a ragione o a torto, il fenomeno immigratorio sia stato spesso, venga spesso trattato in termini immunitari, cioè da alcuni è considerato un rischio di indebolimento dell'identità di una popolazione, addirittura come un fattore di potenziale contagio.
ripeto, io credo che si tratti di rischi, in questo caso in larga parte immaginari, anzi totalmente immaginari. Ciò non toglie che però anche dentro questa vicenda sociale di straordinaria importanza che è l'immigrazione, anche lì si è introdotto il linguaggio immunitario. Come dire, nonostante la globalizzazione, attenzione, nonostante la globalizzazione che sembra rompere ogni confine, in realtà la globalizzazione ha prodotto quello che potremmo dire un rigetto immunitario, no? In alcuni. Cioè, non a caso, ricordate quando è caduto il grande muro di Berlino, muro simbolico, no? Nel 1989. Ricordo che mio figlio, in 6 anni, tornò a casa dicendo: mi hanno detto è caduto un muro. Perché tutto questo? E in realtà, ecco, dopo la caduta del muro di Berlino, poi negli anni e nei decenni successivi sono stati elevati tanti muri più piccoli, ma altrettanto solidi, nuove linee di separazione rispetto a che cosa? Perché questo bisogno del muro, della separazione? Beh, rispetto a qualche cosa che sembra minacciare la nostra identità biologica, sociale, ambientale. È come se si fosse esasperata quella che un autore che amo molto, un letterato antropologo, Elias Canetti, individuava come proprio la prima nostra pulsione, la paura di essere toccati, paura di essere anche sfiorati. Pensiamoci, anche se noi stiamo anche prima dell'epoca della pandemia, no, quando noi siamo toccati, per esempio in un autobus, abbiamo un po' un sobbalzo all'indietro. Perché? Perché sentiamo come il rischio che i confini del nostro corpo vengano violati in qualche modo, no? E quindi il contatto è sempre in procinto di scivolare nel contagio, no? C'è questo cortocircuito mentale per cui il contatto rimanda al contagio, mentre evidentemente sono cose ben diverse. E qualcosa di analogo può dirsi anche relativamente alle tecnologie informatiche, no? Anche da questo lato siamo preoccupati. Pensate ai virus dei computer, no? Virus dei computer che sembrano in qualche modo minacciare i nostri dati sensibili, la nostra identità, no? Se si inserisce un virus, qualche cosa di noi può essere portato fuori. Questo per quel che riguarda i nostri piccoli computer, ma pensiamo ai grandi computer che determinano i rapporti geopolitici nel mondo, no? Ricordate, anche nelle penultime elezioni, il Presidente degli Stati Uniti si disse che i russi sono entrati nel sistema informatico. Quindi anche su quel piano c'è questa paura che richiede una immunizzazione. Dobbiamo cercare dei programmi per immunizzare i nostri computer. Ripeto, tutto quello che sto dicendo riguarda da un lato una necessità, perché è necessario salvaguardare la nostra privacy. Dall'altro anche un rischio, perché se si generalizza questa pratica di assoluto confinamento individuale, viene meno la comunità stessa, no? E, ecco, un'ulteriore riprova di questa, io chiamo sindrome immunitaria, viene anche dalla narrativa, dal cinema, dalla saggistica, che a partire dalla fine del secolo scorso, no, si è orientata al tema del contagio. Avete visto sicuramente dei film sul contagio, malattie catastrofiche, ma anche tanti romanzi su questo tema. È stato un grande tema che ha avuto anche un grandissimo successo commerciale. E questo quando è successo? Ma soprattutto con l'avvento del terrorismo, no? Terrorismo fondamentalista, islamico,
che ha portato alla coscienza anche il rischio di un bioterrorismo. Ricordate, si temeva che i terroristi diffondessero germi del vaiolo, dell'antrace. Quindi vedete come anche qui una questione politica, come il terrorismo, si intreccia a una questione biologica. Furono dall'amministrazione americana, ma poi ci ritorno, creati degli scenari, no? In cui una sorta di war games, in cui si immaginava un'invasione straniera oppure una grande pandemia e si cercava di approntare mezzi per fronteggiarla, no? Scenari apocalittici, catastrofici, che servivano, dovevano servire a prevenire attacchi oppure eventi pandemici rovinosi. Ecco, tutto questo fa parte certo dell'immaginario, parliamo di film, parliamo di romanzi, parliamo di appunto di scenari, però è un immaginario che si lega molto al reale. Oggi tra immagine e realtà passa un rapporto molto stretto, diciamo, si intrecciano continuamente, e perché appunto tutti questi meccanismi narrativi o televisivi o telematici costruiti a tavolino hanno influenzato le strategie politiche. Io, per esempio, il presidente Clinton americano, prima ancora del presidente Bush, fu molto ossessionato da questi rischi e, diciamo, creò proprio, per esempio, un ministero per la sicurezza rispetto alle minacce appunto di pandemia e di attacchi terroristici. E tutto questo clima di paura è montato in Europa, in America. Una paura che poi, per quel che riguarda la pandemia, si è rivelata del tutto fondata. Attenzione. Questo quando è successo? È successo, dicevo prima, dagli anni 70 in poi, perché tra gli anni 50 e 60, ricordate, c'erano stati dei grandi progressi della medicina antibiotica, che sembravano aver vinto la battaglia contro le grandi epidemie infettive. Poi appunto scoppiò l'AIDS e quindi sembrò tutto illusorio, e poi apparve, ricordate, l'Ebola, un altro virus terribile in Africa, sono ritornate antiche malattie come la malaria, la febbre gialla, la difterite, il colera, soprattutto nelle zone depresse del mondo, tra cui Napoli, in cui venne un'epidemia di colera decenni fa, che ricordo ancora. E quindi che cosa si cominciò a percepire con chiarezza? Che nonostante i vaccini, perché poi tutte queste malattie avevano dei vaccini, però le malattie infettive continuavano a restare la prima causa di mortalità nel mondo, più dei tumori, più degli infarti, no? Se consideriamo tutto il mondo, in particolare i paesi sottosviluppati, le malattie infettive sono la prima causa di morte. E quindi, smentendo le promesse della medicina antibiotica, risulta evidente che cosa? Che insomma questi virus non si debellano facilmente, si replicano, mutano, fanno dei passaggi da una specie all'altra, come abbiamo purtroppo sperimentato proprio in questo periodo, no? Poi ci ricordate, vennero altre epidemie, la SARS, la febbre aviaria, no? Tutto questo ha sempre di più alimentato le preoccupazioni e quindi ampliato l'esigenza di immunizzazione, no? È nata, come dire, una percezione drammatica della minaccia che pesava sulla nostra vita, si è stretto un nesso fortissimo tra salute e politica. La politica ha cominciato ad assumere il problema della sicurezza anche biologica al primo posto della sua agenda. Quando si parla di biopolitica, si allude a questo passaggio. La vita biologica entra in tutte le agende politiche. Prima non c'era, non è sempre stato così, no? Quindi si è intrecciato il significato sanitario della sicurezza con il significato politico della sicurezza. Quindi questo ha
creato questa spinta all'immunizzazione che ha toccato forse uno dei suoi vertici nell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, no? Seguito appunto dal minacce di diffondere questi virus. In quegli anni, 2002, 2003, 2004, si è tenuto in America, sono tenuti dei forum sulle infezioni emergenti, è stato creato appunto il Ministero della Sicurezza Interna a Washington, che appunto saldava in uno stesso nodo sicurezza nazionale e sanità pubblica, e quindi la minaccia dei disastri pandemici è diventata altrettanto forte della minaccia terroristica. Quindi l'alleanza che c'è stata, ma in tutti i paesi occidentali in particolare, tra amministrazione politica, ambiente scientifico e sistema mediatico, è di fatto ha potenziato queste paure, no? Perché questo nodo si è stretto in maniera sempre più forte. Uscì un testo che ebbe un clamoroso successo, un romanzo di Richard Preston che si chiamava The Cobra Event, che raccontava appunto di un virus contagioso disseminato da un gruppo di terroristi negli Stati Uniti. Tutto questo, ripeto, ha influenzato effettivamente la politica americana, ma anche in Europa, accelerando tutti questi processi. Nello stesso periodo una giornalista che lavorava proprio su questi temi della pandemia, Lori Garrett, che proprio faceva delle ricerche sull'epidemia andando in Africa dappertutto a inseguire, scrisse due libri molto importanti, uno era intitolato La prossima pandemia e un altro era un saggio sul collasso della sanità pubblica. Tutte e due che diciamo hanno avuto poi drammatica conferma nella realtà. E poi ripeto, quindi questi scenari che avevano dei nomi così che, suggestivi, Dark Winter, Atlantic Storm, no? Che dovevano significare queste grandi catastrofi, e che erano una sorta di war games, no? Erano costruiti come dei war games, ma servivano a prepararci, a preparare la popolazione ad eventi di questo tipo, e prevedevano per certi versi tutto quello che è successo, cioè contrasto tra governo centrale e stati federali, in Italia diremmo tra Stato e Regioni, no? Ritardi e difficoltà nell'accumulare vaccini e mascherine, insufficiente capienza degli ospedali, crisi economica, tutto quello che di fatto, ahimè, è accaduto, no? Sarebbe difficile trovare solo uno di questi timori che poi non si sia verificato a partire dal 2020. Quindi, come dire, da un certo punto di vista questi scenari catastrofici aumentavano la paura e il timore, e quindi erano eccessivi. Da un altro punto di vista erano fin troppo moderati rispetto a poi quello che effettivamente è successo, comunque avevano stati profetici. E se pensiamo, anzi, se fossero stati presi sul serio, forse non si sarebbe arrivati allo smantellamento dello Stato sociale e della sanità pubblica. C'è stato in molti paesi occidentali, compreso il nostro per certi versi, no? Quante vite si sarebbero potuto salvare se si fosse creduto a questi scenari? E poi altro, non soltanto i narratori, ma già 15 anni fa, ricordate questo grande medico virologo americano Anthony Fauci, no? Aveva anche lui detto proprio, vi ricordo, attenzione, tornerà qualcosa come la febbre spagnola. E appunto aveva parlato Fauci di 7 milioni di morti, più o meno quanti ce ne sono effettivamente stati. Speriamo che tutto questo ovviamente cessi e questo periodo terribile si chiuda, ma insomma la storia è stata questa.
e appunto con queste, con le previsioni poi che si sono, ahimè, verificate relativamente alla mancanza dei respiratori, di mascherine, gli ospedali pieni, l'esercito mobilitato per difendere i vaccini, tutte cose. Oggi un generale dirige la politica, no, della vaccinazione in Italia, ripeto, tutte questioni. Io non sono tra quelli che ritengono che tutto questo sia nato da una perversa volontà di controllo, eccetera. No, è stata una necessità. Però questa necessità ha segnato la nostra esperienza. Sono vere entrambe le cose. E quindi, venendo proprio a oggi, quali sono gli effetti di questo, che io definisco un termine un po' difficile, paradigma immunitario nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni, che ha investito tutte le democrazie occidentali. Quella che è stata chiamata, si chiama biopolitica, oggi potremmo chiamarla immunopolitica, perché è tutta orientata a creare questa immunità. Beh, insomma, sappiamo quello che c'è stato, le misure di distanziamento, di confinamento. Si è parlato di distanziamento sociale, con un termine sbagliato, distanziamento asociale, di fatto. Camere di videosorveglianza per i nostri movimenti, i tracciamenti, il controllo del territorio e poi appunto l'incontrarsi da remoto, no? Remoto è il contrario di prossimo, che ha investito anche la scuola, l'università, cioè luoghi di socializzazione sono stati investiti e in qualche modo la comunità ne ha molto risentito, lo dicono tutti, sul piano appunto perfino a volte della salute mentale, cioè, come dire, la comunità è stata schermata, il rapporto avviene attraverso uno schermo, no? Quindi insieme, collega ma a distanza, come ricordate quelle scene veramente dolorose e pietose in ospedale in cui c'era un cellofan che divideva persone, parenti che si volevano abbracciare, ripeto, scene veramente drammatiche, tragiche, in cui appunto c'era l'impressione che la convivenza, lo stare insieme fosse schermato, protetto da degli schermi. E poi anche alcune difficoltà che tutto questo ha determinato alla politica. Beh, la democrazia ha subito dei momenti di, come dire, di crisi interna, non c'è dubbio. C'è stato in questi anni un forte aumento dei decreti d'urgenza rispetto alle leggi, c'è stata una prevalenza, come si dice, del potere esecutivo sul potere legislativo, sono dati di fatto, diciamo. Si è ridimensionata la funzione del Parlamento, che oggi in questi ultimissimi momenti sembra volersi riprendere in maniera piuttosto disordinata, mi pare. E poi organismi tecnico-sanitari, comitati di esperti, sono subentrati a volte ai politici in alcune decisioni su questioni fondamentali come il lavoro, gli spostamenti, eccetera. Molti, anche alcuni colleghi miei, hanno parlato di stato di eccezione. Io non mi esprimerei in questi termini. È stato in realtà uno stato di emergenza determinato non da una volontà, ma da uno stato di necessità che appunto ha richiesto questi fattori, questi elementi che però a un certo punto hanno rischiato di indebolire la democrazia. Quello stato di emergenza non è uno stato di eccezione, sia un termine, sia un confine spaziale e temporale, no? Noi non dobbiamo mai confondere le nostre democrazie con i regimi autoritari, perché sono due mondi diversi. Però anche le democrazie totalmente immunizzate
rischiano di perdere qualche cosa di vitale, dei propri valori. E quindi tutto è questione di equilibrio. Bisogna tenere in equilibrio l'esigenza di immunizzazione, ma anche l'esigenza di comunità. Tutto è, appunto, sta nella capacità di non oltrepassare una certa soglia. Anche in ambito medico, il sistema immunitario è importante, se però diventa troppo potente, no? E in qualche modo può produrre le malattie autoimmuni. Quindi, e anche in ambito politico, come in ambito sociale, come in ambito biologico, tutto è questione di equilibrio, di tenere in equilibrio esigenza di protezione, di sicurezza ed esigenza di convivenza sociale. E allora, se così stanno le cose, vengo all'ultima parte di questa relazione, ecco, come contenere entro limiti accettabili questa spinta immunitaria? Questo è il nostro problema. Non eliminarla, non è possibile tornare indietro, lo si diceva prima, forse con l'assessore o con la consigliera. Non è, per esempio, le videoconferenze, no? L'attività da remoto non è più eliminabile. Non è più eliminabile, sarebbe, come dire, un passaggio all'indietro, perché la digitalizzazione è una cosa importante che produce risorse. E quindi non è possibile uscire dall'immunizzazione. La si deve invece regolare contaminandola con gli elementi invece comunitari, non contrapponendoli. Comunità e immunità non sono due opposti, sono la stessa cosa guardata da due lati diversi. L'una serve quanto l'altra. Anzi, io dico qualcosa di più. Si può in qualche modo, la politica può prendere esempio proprio dal sistema immunitario dei nostri corpi, se ci pensiamo bene. Perché il sistema immunitario è stato a lungo interpretato solamente come una barriera difensiva, soprattutto quando è nata la scienza immunologica, no? Se sfogliate i primi manuali di immunologia, vedete che hanno proprio le immagini dei soldatini della guerra, no? Gli anticorpi come soldati che contrastano, che sparano agli invasori, ai germi invasori. Quindi l'idea del sistema immunitario come una fortezza in cui il nostro io si chiude e si difende. In realtà poi le cose non stanno così. Gli studi successivi di questi ultimi anni hanno invece rappresentato il sistema immunitario come una funzione molto più complessa di quella di un semplice apparato difensivo. Il sistema immunitario nei nostri corpi, necessario, serve a mettere in contatto l'interno con l'esterno, è una sorta di filtro di protezione, non un muro. Tant'è vero che nel sistema immunitario esiste una funzione che si chiama tolleranza immunitaria. Pensiamo, no, al peso simbolico di questa parola, tolleranza immunitaria. Che cos'è la tolleranza immunitaria? È quella che, per esempio, consente di fare i trapianti da altri individui o persino da animali. Questo inizialmente era considerato impossibile perché appunto si pensava che l'immunità rifiutasse ogni corpo estraneo e che quindi i trapianti non potessero mai farsi. Poi si è cominciato a vedere che lo stesso sistema immunitario ha dentro di sé questa funzione che si chiama tolleranza immunitaria, che fa sì che si possa impiantare un cuore, un fegato di un altro DNA in un altro corpo. Ed è anche la tolleranza immunitaria quella che regola la funzione della gravidanza, funzione decisiva anche sul piano simbolico, lì dove nasce la vita. Perché se non ci fosse questa tolleranza immunitaria, la donna, la mamma, dovrebbe rifiutare il feto. Perché? Perché il feto ha dentro
anche il DNA del padre, quindi è un estraneo, un corpo estraneo. E invece la donna protegge questo elemento estraneo, protegge, come dire, lo straniero che ha dentro di sé, no? Pensiamo come è bella questa immagine, anzi è stato studiato che lo protegge tanto più quanto il DNA è diverso da lei. Per i casi di aborto spontaneo nascono da un eccesso di vicinanza tra il DNA della madre e quello del feto, quindi quanto più è diverso, quanto più è estraneo, tanto più viene difeso e custodito dalla madre. Pensiamo quanto la politica avrebbe da imparare, no? Da questa funzione appunto biologica del sistema immunitario. E poi in realtà è sbagliata proprio l'idea che ogni nostro individuo, cioè ogni individuo, sia un'entità chiusa in se stessa, no? In realtà, anche rispetto ai batteri, ai germi, le cose non stanno così. Certo, esistono alcuni germi, alcuni virus che sono terribilmente nocivi, lo vediamo con il Covid, ma nel nostro corpo ci sono delle intere colonie batteriche. Noi siamo dentro di noi fatti di virus e batteri che sono in questo caso non nocivi, anzi che consentono il metabolismo, cioè il ricambio nel nostro organismo. E quindi anche in questo caso bisogna molto stare attenti. Vedete, nel Covid, per esempio, l'esplosione della malattia, soprattutto quando, diciamo, nei mesi passati, che era più frequente tutto questo, nasceva proprio per il sistema immunitario che, per difendersi dal primo attacco, infiammava i polmoni, provocando poi quelle lesioni catastrofiche che si determinavano. Quindi il sistema immunitario, anche in questo caso, per funzionare bene, deve essere proporzionato, avere una sorta di regolatore interno, perché se diventa eccessivo distrugge gli stessi polmoni che vorrebbe proteggere, no? Quindi, insomma, quello che noi chiamiamo l'io, il sé, non va concepito come un atomo identico a se stesso, ma come un'entità in continua evoluzione, cambia il nostro corpo, il nostro organismo, ma anche il rapporto con l'ambiente esterno. Ecco. E quindi appunto la presenza di batteri dentro di noi non è un'eccezione, è la norma, noi siamo fatti anche di batteri. Bisogna distinguere tra gli elementi, diciamo, nocivi e quelli che invece aiutano il nostro organismo. Quindi il sistema immunitario è un meccanismo di selezione, non è un meccanismo di difesa. Quante volte abbiamo parlato del Covid come una guerra, no? Il nemico, affrontare i cannoni, ma no, tutto questo non funziona. Dobbiamo capire che appunto il sistema dell'immunità è un meccanismo molto complesso che da un lato mette in rapporto, dall'altro seleziona e dall'altro certo anche protegge. Ecco, ma io voglio chiudere sulle cose che ricordava prima la signora Davoli, no? Questa pandemia ha avuto effetti disastrosi, inutile ricordarlo, catastrofici, ma in qualche modo ha anche cambiato il rapporto tra comunità ed immunità. Perché lo ha cambiato? Ma intanto perché ha ricostruito l'idea di una comunità mondiale. Il virus ha unificato il mondo, purtroppo negativamente, no? Cioè, se ci pensiamo, tutto il mondo è stato attraversato dalla stessa sofferenza, dallo stesso dolore, no? Quindi, per certi versi, stranamente, la pandemia ha unificato la comunità mondiale. E anche la risposta alla pandemia l'ha tendenzialmente unificato, perché
ma ecco, in questo caso, guardate, la produzione dei vaccini è stata un'impresa mondiale a cui hanno cercato di contribuire tutti. Non solo, ma tutti oggi esprimono appunto una necessità di immunizzarsi. Tutto il mondo. Pensateci, questo non è mai avvenuto prima. Finora l'immunità riguardava sempre una parte rispetto all'altra che restava invece non immunizzata. Questa volta, intendiamoci, siamo lontani da realizzare questa esigenza. Siamo lontanissimi perché ci sono infiniti contrasti, interessi, disuguaglianze. Però per la prima volta si è detto qua o ci salviamo tutti o non ci salva nessuno. Questo è successo già un po' con la crisi ambientale, no? Che la crisi ambientale, o tutto il mondo si salva, o se diciamo in Brasile si distruggono tutte le foreste, questo danneggia tutto il mondo. Però la questione dell'ecologia la sentiamo ancora come una cosa un pochettino lontana, che insomma non ci riguarda subito, immediatamente. Invece la pandemia, beh, ha suonato un campanello. Il mondo si salva tutto o non si salva nessuna parte, perché se un paese continua ad avere dentro di sé la circolazione forte del virus, prima o poi arriva sugli altri paesi. Quindi ecco, da questo punto di vista, per la prima volta, come appunto quel titolo di questo libro, Immunità comune, l'immunità è diventata comune. Mai è stato così. L'immunità è sempre stato un privilegio, una particolarità, no? Degli uni, di fatto contro gli altri che non ce l'avevano. Oggi, ripeto, per la prima volta è nata questa idea, è un'idea che non nasce solamente da fattori, diciamo, morali, etici, ma da una convergenza di interessi. Tutti sanno che se in Italia calano i casi, ma in Svizzera aumentano, siamo appunto da capo, no? Quindi, naturalmente, lo dicevo prima, io sono un realista, non sono un idealista, no? So bene quante forze contrastano tutto ciò. La produzione dei vaccini divide i paesi deboli che non possono produrli dai paesi forti. I paesi forti per motivi economici, per motivi tecnologici. Ci sta una fortissima resistenza delle industrie farmaceutiche che poi sono innervate nei poteri degli stati. Quindi diciamo le forze che contrastano questo processo sono enormi, ma il processo ormai è messo in moto. L'idea che, ripeto, l'immunizzazione deve essere comune, altrimenti non si salva nessuno. Ora, ripeto, ecco, da questo punto di vista, e qui chiudo, siamo a un punto cruciale in cui una necessità, una contingenza terribile come è stata questa pandemia, può diventare un atto di scelta, qualche cosa che scegliamo, cioè o prevale la logica del profitto economico, e stiamo appunto da capo, e anche peggio, oppure prevale una spinta politica alta, capace di fare di un evento terribile una possibile risorsa di trasformazione e di progresso per tutti. Grazie. Io ringrazio davvero il professor Esposito, insomma ho preso tantissimi appunti, credo di non essere stata la sola. E, prima insomma di condividere qualche riflessione, io lascerei spazio alle domande, no? Susi, c'è tempo per raccogliere magari qualche vostro contributo. Credo che la presenza qui con noi del professor Esposito insomma abbia sollecitato in tanti di noi pensieri e riflessioni, quindi vi invito, se avete voglia, insomma, di intervenire, vi ascoltiamo volentieri.
Lei prima ha detto come l'immunità medica si sia sovrapposta o si sia così mischiata all'immunità politica. Io le chiedo quanto l'immunità medica invece ha contrastato l'immunità politica. Scusi, quanto l'immunità medica ha contrastato l'immunità politica? O l'immunità politica, quanto si possono essere contrastate tra di loro queste due immunità? Grazie. Sì, appunto, questo processo di sovrapposizione tra medicina e politica è ambivalente, cioè ha un aspetto sicuramente positivo, ma anche un aspetto possibilmente, potenzialmente negativo. Qual è l'aspetto positivo? L'aspetto positivo è che, come ho detto prima, in tutte le agende politiche la prima esigenza durante la pandemia è stata la conservazione della vita, la salvaguardia della vita. Quando si dice la libertà è un valore fondamentale altrettanto importante. La Costituzione salvaguarda entrambi i principi, il principio della conservazione della vita, della salute e il principio della libertà individuale. Quindi, come sempre, tra diritti fondamentali bisogna arrivare a una sorta di bilanciamento. Detto questo, il valore presupposto è quello della vita, secondo me, perché se non c'è vita non ci può essere neanche libertà. Poi, naturalmente, la stessa libertà deve essere interpretata non in senso individualistico o egoistico, ma dentro una collettività, no? La libertà anch'essa è qualche cosa di comune, oppure diventa semplicemente egoismo. E quindi la politica ha cercato di bilanciare, di tenere insieme questi valori, da un lato ascoltando i medici, dall'altro facendo alcune scelte. C'è stato un eccesso di pressione della medicina sulla politica. Questi sono i grandi temi che tutti quanti dibattono, su cui io credo non si debba arrivare a proposizioni opposte, radicali, estremistiche. Probabilmente la politica ha fatto degli errori. Ha fatto degli errori intanto di comunicazione, ma ha fatto degli errori da un lato di eccesso di decisione e dall'altro di difetto di decisione. C'è stato un contrasto tra poteri locali e poteri nazionali. Quindi, come sempre accade in questo caso, gli errori sono stati tanti. Detto questo, la mia sensazione è che nel complesso le istituzioni abbiano tenuto. Ma insomma, ripeto, con tutti i limiti, ce ne sono stati tanti di limiti, con tutti gli errori ce ne sono stati tanti, ma insomma, come avremmo fatto senza le istituzioni nella primavera dell'anno scorso? Insomma, il virus ci avrebbe travolto. Attenzione, quando io parlo di istituzioni non mi riferisco solo all'istituzione statale o anche a quella regionale. Istituzioni sono anche gli organismi professionali, i medici, gli infermieri, le azioni di volontariato, le organizzazioni non governative. Ma senza tutte queste istituzioni, ognuno di noi da solo contro il virus, ma sarebbe stato travolto, e ne sono stati travolti tanti, tantissimi, no? Abbiamo tante vittime, tante persone che portano ancora addosso i segni della malattia. Ma insomma, ripeto, senza qualche cosa che incanalasse i nostri comportamenti, non saremmo andati da nessuna parte. Quindi, ripeto, ecco la domanda della signora: quanto la medicina e la politica si siano contrastati? Beh, diciamo, guardiamo quanto si sono aiutati reciprocamente. Poi sì, in alcuni casi ci sono stati contrasti, tante cose, a pensarci bene, potevano andare diversamente, potevano andare meglio, ma potevano andare anche peggio, no? Poi tutto il discorso dipende da paese a paese,
non è stato dovunque la stessa cosa. Se noi ci teniamo all'Italia, io non ho né un'immagine trionfalistica, l'Italia è stata la maestra di tutti, né un'immagine catastrofica, l'Italia è andata peggio degli altri. No, c'è stata un'esperienza che ha colto tutti di sorpresa, si è cercato di fronteggiarla, si sono fatti tanti errori, tanti sbagli, ma insomma siamo ancora qui in qualche modo. Non so se ho risposto alla domanda. Non so se ci sono altre domande. Qualche minuto forse ancora l'abbiamo. Allora magari avvicinandoci. Susi, tu secondo me una domanda. Perché... Volevo solo dire che questo auspicio finale della spinta politica alta dovrebbe veramente convergere sia sulla lotta, sulla immunità comune, sia sull'ambiente, cioè sono legate le due cose. Sono molto legate, certo. E speriamo che si arrivi da qualche parte, non lo so. Ecco. No, io intanto davvero nel ringraziare il professore Esposito, davvero l'ho ascoltato con grande attenzione, perché guardi, quando lei raccontava questo percorso, le sue riflessioni davvero mi hanno riportato a questi due anni molto difficili che abbiamo avuto, dove davvero questa sensazione di conta più la medicina o la politica e questa sovrapposizione che in tanti ambiti c'è stato. Io delega alla scuola e allo sport, quindi la scuola è stata come di una comunità che ha sofferto molto, dove ogni giorno ci chiedevamo se valeva di più la sicurezza in comunità dei bambini o il diritto allo studio. E questa normatizzazione delle quotidianità, cioè alla fine le scuole erano luoghi e sono forse ancora luoghi dove si guardavano le normative, no? Dei distanziamenti, delle sicurezze. Ecco, credo che sia stato un periodo esattamente così e rifletterlo, guardarlo anche teoricamente, come ci ha detto lei, ci aiuta forse davvero a capire anche come andare avanti. Mi sono segnata l'equilibrio tra sicurezza e convivenza sociale. Credo che Reggio Emilia abbia saputo dimostrare in questi due anni di avere questo equilibrio e anche questo grande buonsenso, di non essere mai troppo da una parte o dall'altra, ma di tenere insieme, è decisivo questo, di tenere insieme le due dimensioni. E poi la tolleranza immunitaria, no? Di come ad un certo punto, insomma, essendo anche tolleranti tra magari diversità di pensieri, o forse poi si riesce ad uscire meglio e tutti insieme con una comunità più forte. Io credo davvero, ma non lo dico perché, come dire, le rappresento, ma credo che le istituzioni siano uscite anche forse più forti. Noi abbiamo sentito in questi due anni un grande ruolo che hanno avuto le istituzioni anche nel rassicurare i nostri cittadini e le nostre cittadine. E credo che, insomma, forse non in tutto il nostro paese è successo così, forse non in tutto il mondo, sicuramente lo dico con grande orgoglio e grande responsabilità, qua è accaduto, e naturalmente questo ci insegna tanto, laddove sapremo ripartire, come diceva lei, con un atto di scelta anche sul futuro, perché forse non tutto riusciremo a tenerlo come era prima, e forse queste grandi battaglie dovranno essere combattute non solo sulla salute e sull'immunità, ma magari anche davvero sul temi ambientali e quei temi globali che insomma in qualche modo ci appartengono. Quindi davvero la ringrazio, perché credo che sia stato grazie un momento a voi, significativo a tutti voi. Per la città, per Reggio Emilia. Ringrazio, fatemi ringraziare la LIUC che, come sempre, come diceva Marco prima, offre questo lavoro culturale importante ai nostri cittadini e alle nostre cittadine. Quindi io non lo do mai per scontato, perché poi c'è tanta fatica di tante persone che organizzano questi momenti. Quindi grazie davvero e speriamo di rivederci prestissimo ancora qui in presenza. Grazie, buona serata.